sottoposta alla speculazione sul caro bollette. Operai, commercianti, artigiani, ambulanti, agricoltori, Andrea dice basta. Operai, artigiani, ambulanti, agricoltori. Basta alla speculazione. Andrea dice no all'aumento delle bollette. Andrea chiede chiarezza. La politica, le istituzioni diano risposte. Ci stiamo preparando. Bari, stiamo arrivando. La regione Puglia dia le risposte ai cittadini e alle imprese. Le imprese stanno chiudendo. La criminalità rischia di appropriarsi delle nostre imprese. Bisogna reagire. Basta all'aumento bollette. Operai, artigiani, ambulanti, agricoltori, commercianti, uniti contro la speculazione. Contro la speculazione sul caro bollette. Aspettavamo delle risposte, Michele. Da lunedì scorso ad oggi le risposte sono arrivate? Assolutamente no, assolutamente no. Stiamo ancora aspettando e ci hanno lasciato in balia delle onde. Siamo in una situazione tragica, non abbiamo avuto miglioramenti dal punto di vista dei prezzi di vendita e le spese continuano ad aumentare giorno per giorno. Nel frattempo, ricordiamolo, sono arrivate le altre bollette in scadenza, quindi c'è un fortissimo indebitamento delle imprese, dei cittadini e delle famiglie, di cui evidentemente a qualcuno importa poco. Onore a chi oggi è stato qui in piazza, fatemi un applauso, perché questo è l'orgoglio delle categorie andriesi. Gli assenti non contano, chi c'è c'è, chi non c'è non serve. Chi vuol servire serva, gli assenti non contano, andiamo avanti! Caro bollette, operai, commercianti, artigiani, ambulanti, agricoltori, Andrea dice basta, abbandonati dalla politica, dimenticati dalle istituzioni, lasciati soli, ora basta! Andrea dice basta alla speculazione sul caro bollette, operai, commercianti, artigiani. È passata una settimana dalla nostra manifestazione in piazza Catuma, aspettavamo risposte che non sono arrivate, nel frattempo le imprese hanno continuato ad indebitarsi, questo cosa significa per te? La chiusura, quando? Beh, padre, è il problema dei miei figli, che cosa devono fare? Vergogna, gridiamolo! Vergogna! Vergogna! Vergognatevi! Andiamo avanti! Andrea dice basta alla speculazione sul caro bollette. Operai, commercianti, artigiani, ambulanti, agricoltori. Andrea dice basta. Abbandonati dalla politica, dimenticati dalle istituzioni, lasciati soli. Ora basta. Andrea dice basta alla speculazione sul caro bollette. Operai, commercianti, artigiani. Andrea dice basta. L'orgoglio andriese è qui in piazza. Oggi la rappresentanza è con coraggio ha chiuso le proprie attività ed è qui a manifestare per tutti. Lo facciamo anche per chi è aperto oggi. Andrea dice basta alle speculazioni, basta all'aumento indiscriminato delle utenze, basta alla speculazione che nessuno sta fermando. Le risposte attese non sono arrivate. La manifestazione di lunedì scorso in piazza Catuma
aspettava delle risposte che né la politica né le istituzioni sono state in grado di dare. Ed ecco che Andria con orgoglio torna in piazza. Questa è Andria dell'orgoglio, cittadini, commercianti, artigiani, operai, qui a manifestare per tutta la città. Questa è la manifestazione per tutta la città. Gli assenti non contano, noi contiamo su chi vuole mettersi in gioco. L'orgoglio andriese è qui. Siate soli, ora basta. Bisogna dire basta. Andria dice basta alla speculazione sul caro bollette. Operai, commercianti, artigiani, ambulanti, agricoltori, Andria dice basta. Andria dice basta alla speculazione sul caro bollette. Operai, commercianti, artigiani, ambulanti, agricoltori, Andria dice basta. Abbandonati dalla politica, dimenticati dalle istituzioni, lasciati soli, ora basta. Mai pensato di arrivare in questa situazione? Mai e poi mai, perché non è possibile arrivare a fine mese non poter pagare i dipendenti e non i fornitori. I dipendenti non vivono per lavorare, ma lavorano per vivere, quindi è una vergogna anche per noi da parte nostra, quindi non riusciamo più a soddisfare queste esigenze qua, quindi bisogna, diciamo, soltanto vergognate di tutti quanti, va bene? Senti Giuseppe, se lunedì scorso siamo stati in piazza Catuma, una straordinaria manifestazione, oggi abbiamo voluto raccogliere le rappresentanze delle categorie proprio per non dimenticare, per andare avanti, perché il nostro messaggio sta arrivando nelle altre città. Il messaggio da Andria è già arrivato, a Bari si sta organizzando la manifestazione regionale, perché anche la Regione Puglia deve dare le risposte e non può non darle, anche perché legifera e può intervenire. Al di là di questo, i tuoi colleghi oggi, alcuni non hanno deciso, come dire, di sacrificarsi ulteriormente, noi li capiamo, perché nel frattempo cosa è accaduto da lunedì ad oggi? Le nuove bollette, in pratica, come le paghiamo? Non so come le paghiamo, per me non riusciremo mai a pagarle, perché non si può andare avanti in questo modo qui. Ma tutti quanti abbiamo avuto le aumenti. Bene, con il... c'è solo da vergognarsi chi non ha partecipato. Con il coraggio che ci contraddistingue abbiamo deciso anche oggi di organizzare questa manifestazione fortemente simbolica. Ringraziamo le forze, siamo a metà corteo, ringraziamo le forze dell'ordine, la Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale, tutti coloro che ancora una volta hanno sostenuto umanamente le nostre ragioni. Peraltro oggi hanno concesso anche questo piccolo corteo, che è un segnale fortissimo da parte delle forze dell'ordine. Ringraziamo il questore Pellicone e la nuova prefetta, la dottoressa Rossana Riflesso. Andiamo avanti, non ci fermiamo, perché questo seme che parte da Andria sta coinvolgendo l'intero paese. Questo è molto importante, perché quella politica e quelle istituzioni che non danno risposte fanno affidamento proprio sull'indifferenza, e noi non siamo indifferenti. Ambulanti, agricoltori, Andria dice basta. Abbandonati dalla politica, dimenticati dalle istituzioni, lasciati soli, ora basta. Bisogna dire basta. Andria dice basta alla speculazione sul caro bollette. Andria dice basta alla speculazione sul caro bollette. Operai, commercianti, artigiani, ambulanti, agricoltori, Andria dice basta. Abbandonati dalla politica, dimenticati dalle istituzioni, lasciati soli, ora basta. Bisogna dire basta.
artigiani, ambulanti, agricoltori, Andrea dice basta, abbandonati dalla politica, dimenticati dalle istituzioni, lasciati soli, ora.